è un luogo dominato da un imponente castello, del castello Muscetola. Ecco, i nostri più esperti viaggiatori sanno di quale luogo stiamo parlando, di Leporano, un comune che possiede anche un importantissimo sito archeologico. Andiamo subito per conoscere anche l'ospitalità della loro gente, così come i nostri Tonino e Maria Giovanna. Leporano befindet sich in der Provinz Tarent. In der Vergangenheit war ein Ortsteil vom Pulsano. Wir werden dem Schloss Muschettola, verschiedene Kirche, die archäologische Stätte vom Vivid und die römische und Renaissance Aquädukt besuchen. Buongiorno, mi dica. lei è la moglie di Tonino? Sì. E Tonino è in casa? Sì, lo vuole, lo chiama. Certo. Tonino! Tonino, qui siamo a Leporano, Leporano. provincia di Taranto. Ci aiuti a visitarlo e a scoprirlo? Come no? Vi porto in alcuni angoli che magari non. Di solito sempre il castello penso che già lo Il conoscete. castello è importante, però Leporano è anche Ci sono altro. altre Per zone. esempio, tu abiti in un posto particolare. Su una stradina antica. Anticamente le persone che trovavano il portone dell'arco chiuso, quindi si sono costruite questa strada per andare a casa. Adesso vi Andiamo a mostro vederla allora. come Wow! no. Dall'altra parte il centro. Bello! E questa è una stradina che va a finire nella zona di San Giovanni, si chiama quella zona, anche un'altra zona vecchia, che c'è ancora un'altra stradina che costeggia una cava. Dai oggi e dalle domani si fece questa stradina, che poi è una delle più antiche delle Leporano, diciamo, insieme alle altre che collegava. Allora, andiamo a scoprire Leporano. Signora, le Sotto rubo il marito per l'arco. un'oretta. Anzi, pure di più. Pure di più. Niente. E questo è il famoso arco di ingresso alla città di Ce n'erano Leporano. tre e io vi posso portare anche dopo le altre due che sono rimaste un pezzetto solamente. Questo è rimasto ancora. Ce n'erano altre due, l'altra per Saturo e l'altro per Luogovivo, che è vicino al giardino della corte, dove si amministrava la giustizia amministrativa, diciamo. Tonino, qui dove siamo? Siamo nel vecchio oratorio, ormai in disuso, qui praticamente nel 700 c'era anche la congrega della Madonna del Rosario, che esiste ancora, però qui era depositaria, c'erano tutte le statue dei misteri, compagnia bella praticamente, poi non so per quale motivo è stato un pochino abbandonato. Noi venivamo qua da ragazzi a fare presepe. Era un luogo importante Sì, per la era comunità, un insomma, luogo nel importante. Infatti, poi passato. quando hanno aggiustato la chiesa negli anni 60, per quasi un anno, 2 anni, si veniva qui a dire la messa, no? La gente veniva qui in questo E qui ci troviamo in un altro oratorio. Sì, ingresso al paese. Tanto tempo fa c'era anche qui un arco. Questa era la porta Satura, perché questa porta Satura, famosa Satura, non Satirio, che diede i natali a Taras, diciamo. È Ah. nata qui, a Saturo, Taras. Quindi questa è la strada che portava a Saturo. C'è questa, e poi più avanti c'è una statua dell'Ottocento in pietra, che diciamo doveva proteggere i pescatori quando venivano da mare. E c'è scritto: non temere Leporano. Io ti proteggo, diciamo così. Questo è il terzo ingresso alla città. Il terzo, ce n'era un altro, se c'è stato comunque non c'è traccia, diciamo, che porta a Pulsano, ma questa qui era la porta Luogovivo, dove si amministrava la giustizia amministrativa dei principi, praticamente lì, quello è il giardino della corte.
fatto nel 1630, diciamo, è portato qui una decina d'anni dopo, perché è stato costruito sopra il castello, poi riportato qui. Questa signora, che si chiama Elisabetta, è una tipica artigiana di Leporano specializzata in sartoria, vero? Questo è il suo piccolo laboratorio, pochi attrezzi. Io faccio tutto in casa. In casa? Mi chiudo, rimetto a posto e mi rimetto nel mio angolo, tutto qui. I suoi attrezzi sono? Tutto. Questo ha detto? Questo e questo. Questo? Non ho nient'altro, un pezzo di vetro e un pezzo di gesso. Un ago e un filo. Giustamente, signorina. Ora dovrei fare la gonna della signora che... giustamente vuole la gonna del ballo, mi ha portato il campioncino, ecco. Ci realizziamolo. E qui siamo all'ingresso di quello che possiamo dire è il vero gioiello di Leporano, l'imponente castello Muscettove. Anche perché ha dei preziosi scavi archeologici. Sì, a Saturno. La leggenda, la storia dice che lì è nato Taras praticamente. Saturno esiste prima da Taranto, se vogliamo. Il promontorio di Saturo ha una lunga continuità di vita. Durante l'età augustea viene costruito un grande acquedotto, per la maggior parte sotterraneo, che portava l'acqua alla città bassa di Taranto, ma lungo il suo percorso dispensava acqua alle costruzioni marittime delle varie baie che caratterizzano questa costa orientale di Taranto. A Saturo il primo nucleo della villa romana probabilmente viene adoperato proprio come presidio legato all'uso portuale che aveva il promontorio. Verso la fine del III secolo la villa diventa un grandissimo presidio monumentale, si costruisce una grande residenza con delle terme private qui sul lato orientale che si affaccia sulla baia di Porto Pirrone, quindi da dove arrivavano la maggior parte delle navi provenienti dal Mediterraneo orientale, mentre sul lato occidentale si costruiscono delle terme, delle grandi terme cosiddette, suddivise in femminile e maschile, e una grande piscina interamente rivestita di marmo bianco che probabilmente in orari prestabiliti funzionava anche come terme pubbliche. Nel territorio sono testimoniate presenze di grandi aziende agricole che confluivano molto probabilmente anche nell'uso di queste terme. Il santuario di Saturo è legato alla fondazione perché nel santuario è stato trovato il più alto percentuale di materiale laconico che non rispetto a tutti gli altri scavi di santuari o giacimenti rinvenuti in città. Questo è un sistema di cisterne, questa cisterna è una cisterna che appartiene alla pars urbana della villa, cioè la parte dove abitava la famiglia del Dominus, e questa cisterna era una grande riserva d'acqua servita appunto dall'acquedotto di Saturo ed è una cisterna proprio domestica. Allegata a questa cisterna ci sono
delle aree probabilmente della, di cucina. Questo è il mare di Leforano, oggi particolarmente ondoso, sferzato da un vento di scirocco, perché Leforano ha anche tante marine e tanti luoghi belli dove fare il bagno. Gandri, che è la spiaggia più bella che esiste veramente. Qui ci sono generazioni anche di pescatori che hanno visto, cioè hanno campato con il mare, mio padre e tanti altri. Leforano era un paese di contadini, pescatori. Senti Tonino, ma adesso ci fai assaggiare qualcosa da mangiare? Come no, vi faccio vedere, è una pietanza che si... a me piace ancora farlo, forse chi è più moderno non lo fa più, le fave con la pasta. Praticamente ciò che rimane, cioè, se ne fa di più, diciamo, il venerdì di solito si mangia fave con la cicoria di, no, di campagna, allora se ne fa di più si conserva. Poi il lunedì, il martedì si fanno queste fave con la pasta che vi faccio vedere. Andiamo. Maria Giovanna, grazie innanzitutto per averci ospitato nella tua casa e poi ci prepari cosa? Pasta con le fave. Buona! L'altra settimana ho fatto le fave con la cicoria, che da noi è tipico mangiare d'inverno, però ne ho conservato un pochino, li ho conservati quelli ho surgelati. Oggi li ho tolti dal freezer e facciamo la pasta con le fave. Quindi fave? Fave. La cipolle, pasta? Pasta penne con le fave e sì, tanta cipolla. Per forza le penne? Beh, da noi usiamo le penne, però se uno vuole sì. Non lo so. Appetito. Qua sopra naturalmente ci vuole un bel bicchiere di rosso. Ma è buonissimo. Pure se uno vuole un pochino di... Di pepe. Pure. No, di pepe, di peperoncino. Peperoncino. Io non lo metto perché... Diciamo che è riscaldato. Mamma mia, è buonissima. E non c'è un grammo di cosa, di grasso. Da Leforano abbiamo imparato qualcosa di nuovo, la pasta con le fave. Grazie Tonino, grazie Maria Giovanni, ciao.